E ci siamo anche questa sera. Però questa sera è la settima serata di sette libri per sette sere, cioè è la serata conclusiva. E con cosa concludiamo questa sera? Allora, concludiamo con Benedetta Bonaccorso, che è la, come dice, come si dice, la ricamatrice di queste opere d'arte che avete appena visto. Vieni, Beatrice. Che ci dirà, comincerà a dirci da dove è nata la sua passione per questa, per quest'arte antica. Beatrice, a te il microfono. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare ovviamente gli amici del libro per questa opportunità che mi ha dato. E, niente, la mia passione si racconta in due parole. Io ho cominciato a comprare delle riviste di ricamo, eccetera, perché mi avevano insegnato l'uncinetto. Quindi guardavo queste riviste per trovare nuovi lavori. Se non che ho visto i lavori a Punto Croce, quindi mi sono innamorata e ho cominciato subito, senza neanche conoscere bene le tecniche. In pratica era tanta la furia di iniziare, e invece avrei fatto meglio forse prima impararle, perché quelle permettono di realizzare un lavoro con un rovescio pulito, ordinato, e anche di ottimizzare i tempi, per cui i miei primi lavori magari ci avrò impiegato il quadruplo del tempo per realizzarli. Dopo il punto croce mi sono interessata del mezzo punto, e lì i soggetti del mezzo punto più belli sono quelli antichi dell'epoca vittoriana, per capirci, e quindi mi sono appassionata anche a questa arte, che è molto sembra facile, perché in teoria tu hai davanti uno schema quadrettato, devi solo copiare. Però in realtà certi ricami sono complessi, quindi delle volte basta sbagliare un punto e poi non ti trovi più con tutto il resto del lavoro. Va bene, grazie. Grazie Benedetta. L'arte del ricamo è un'arte antica, quindi va apprezzata. E questa sera abbiamo l'assessore alla cultura, che chiamo subito per un saluto, Francesca Lopresti, che ci fa il piacere di essere qua questa sera con noi, a dirci anche le prospettive che abbiamo come biblioteca. Prego Francesca, vedi che c'è un microfono. Sì. Grazie Cosimo e buonasera a tutti quanti. Buonasera Martino, conosco una buona parte di voi, perché ci ritroviamo spesso in queste occasioni dove la cultura è la parte principale che ci accomuna e ci interessa tutti quanti. E ringrazio te Cosimo come presidente di ALP, perché il decimo anniversario, la decima candelina, è un momento particolare e importante. Importante perché c'è un percorso alle spalle lungo, complesso, ma anche articolato, fatto di tante persone che hanno avuto voglia e ci hanno creduto a mettersi insieme, a condividere aspetti della cultura, del sapere, che sono fondamentali per il nostro, ecco, per nutrire il nostro animo, perché non si vive soltanto di pane. Di pane, ecco appunto, e la cultura, l'arte ci creano sensibilità, creano la condivisione, lo stare insieme, ricercare i momenti che aiutano ad affrontare meglio quelli che possono essere i problemi e le situazioni al di là della vita quotidiana. Ci aiutano ad affrontarla, a capirla anche meglio e a capire meglio anche noi stessi. In questo mi rifaccio proprio questa sera, Nuccio Ordine proprio, ci tenevo ad essere presente questa sera,
proprio lui parla dell'utilità dell'inutile. Ecco, la cultura non è qualcosa come l'arte, non sono qualcosa di assolutamente inutile o superfluo. Fanno parte, devono far parte integrante della nostra vita, perché ci aiutano ad accettare, ad affrontare tutto quello che c'è intorno. E ripeto, ci aiutano a vivere meglio, a realizzarci, a creare comunità. E concludere questa compleanno in questo modo vuol dire concludere bene, concludere, ecco, che non è una conclusione, è un inizio di un altro percorso, perché questo deve essere Alba. È chiaro che noi con la biblioteca abbiamo fatto tanto quest'anno, e lo dico con orgoglio, perché mi hanno chiesto di fare un'intervista, e sono andata con Anna Maria Felicità, perché mi aiuta nella collaboriamo insieme in quello che è un settore che ci interessa parecchio, ad un'intervista. E man mano che raccontavamo, in effetti ci siamo resi conto che in meno di 2 anni abbiamo messo tanta carne sul fuoco, e siamo riusciti a racimolare circa 100.000 euro in un anno e mezzo per la biblioteca, che non sono soltanto libri, siamo arrivati a circa 44-45.000 volumi. Non abbiamo ancora fatto una stima ben precisa, ma abbiamo aperto e stiamo inaugurando delle nuove sezioni, non è cosa da poco, che non sono neanche presenti in altri territori, perché a parte la sezione fumettistica, che è unica sul nostro territorio, inaugureremo anche a breve una sezione che riguarderà sulle situazioni femminili, sulle donne, e quindi sulle problematiche femminili anche. Un altro aspetto sarà il turismo, poi avremo anche la rampa per disabili, inaugureremo il monitor interattivo da poter essere utilizzato con le scuole. Le prospettive di azioni sono notevoli, tante. È chiaro che abbiamo avuto adesso la qualifica, con la qualifica dell'anno scorso di Città che Legge, che è stata veramente un orgoglio di tutti quanti noi, perché da soli il motto Don Ciotti lo dice pure, lo ripete sempre, che da soli si cammina veloce, ma insieme si va lontano. Ed è chiaro che noi come amministrazione comunale abbiamo fatto rete con tutte le associazioni del territorio, perché ripeto, senza le associazioni non si va da nessuna parte. E non la voglio fare lunga, però ci tengo a sottolineare che è importante la collaborazione e la condivisione di intenti. È importante perché insieme non è soltanto la condivisione di intenti, è lo scambio reciproco che avviene, ed è la crescita reciproca che avviene nella prospettiva della nostra città di Siderno, di ampliare questi orizzonti verso i nostri concittadini. E questo è il senso della biblioteca che deve essere. Quindi non sono solo le 10 candeline, ma saranno l'inizio di un nuovo percorso. Ce lo Complimenti curiamo, ce lo curiamo. A tutti voi, e grazie. Grazie, grazie a te Francesca, grazie. Allora, quindi l'augurio che la nostra assessora alla cultura ci ha fatto è quello di vedere la sala lettura, la sala conferenza e la biblioteca aperta a tutti, e quindi speriamo di riuscire a realizzare questa cosa qua. E adesso ritorniamo sul pezzo, e il pezzo lo sapete qual è? È l'utilità dell'inutile. Questa biblioteca, vi ricordo, non un'altra, questa, circa 10 anni fa, si trovava sotto un sottoscala.
il disinteresse totale di tutti. Però qualcuno un giorno si è svegliato, si è accorto che la biblioteca era qualcosa di importante per una comunità attiva, viva, partecipe, e ha lottato perché questa biblioteca fosse ricollocata al centro di Siderno. Ho utilizzato la parola lottare, vocabolo sbagliato. Ha lavorato perché la biblioteca tornasse al centro. Così com'è ancora non basta. Noi dobbiamo immaginare qualche cosa di molto più importante. Dobbiamo immaginare questa biblioteca come il polo di attrazione naturale per tutti. Quando dico tutti, dai bambini agli anziani, dal giovane al laureato, dal lavoratore, qualcosa che dia, come si dice, significato allo spazio collettivo. E questo deve diventare uno spazio collettivo. E ritorniamo allora all'utilità dell'inutile. E chi meglio di Nuccio Ordine? Ci ha lasciato, è vero, ma ci ha lasciato una grande eredità, ancora poco conosciuta, però già per quello che sappiamo ha fatto tanto. A parlare di Nuccio Ordine e a raccontarci un po' di questo personaggio calabrese dell'unica Università della Calabria, riconosciuto in tutto il mondo, Nemo Profeta in Patria si dice, no? E ancora non l'abbiamo riconosciuto, allora, da altre parti sì, qua da noi ancora no. Sottolineo un dato: questa associazione Amici del Libro e della Biblioteca è la prima associazione che dedica un momento collettivo a Nuccio Ordine in Italia. All'estero già l'hanno fatto. Partiamo da questo dato. Chi possiamo chiamare a raccontarci un po' di questo personaggio? Dovremmo chiamare qualcuno che ha lavorato con Nuccio Ordine. E chi è questo qualcuno? Questo qualcuno è la professoressa Ferreri, che io chiamo subito qua. Federica, fatti avanti piano piano, che è una nostra conterranea, tra l'altro, è di Siderno. Allora, Federica, partiamo prima con il filmato e poi ti cedo il microfono. Benissimo, ok. Intanto sediamoci, ce lo portiamo su tutti. Io insegno nell'Università della Calabria a Cosenza, dove vengono tanti ragazzi da famiglie che non hanno possibilità economiche. Ho visto una cosa, che i ragazzi che studiano con passione riescono, poi trovano una strada dignitosa nella società. Quindi, a rischio di essere giudicato irresponsabile, io vi dico, ragazzi, scegliete la vostra passione. Studiare con passione o prendere una laurea solo per andare a guadagnare dei soldi, c'è una differenza enorme. Vi do una testimonianza di vita molto eloquente. Vado a fare lo scorso anno una conferenza in un festival della letteratura a Pordenone, che è nel nord dell'Italia. E alla fine della mia conferenza una signora si alza, poteva avere 50 anni, e in lacrime, davanti a tutti gli studenti, mi dice: professore, lei mi ha fatto commuovere, perché senza saperlo ha parlato della mia vita. Io oggi vivo a Pordenone, sono un dentista, guadagno tantissimi soldi, però sono infelice, perché tutte le mattine mi alzo, vado a lavorare e vado a fare una cosa che non mi piace. Perché i miei genitori mi avevano obbligato, e io come donna di più dovevo sottostare alla forza delle indicazioni dei genitori, non avevo scelta, di prendere medicina e di fare il dentista per guadagnare dei soldi. Perché sono qui?
perché la mia passione è ascoltare le persone che parlano di letteratura, perché io voglio leggere e non ho il tempo di leggere perché il mio lavoro me lo impedisce. E allora cosa vi dico, ragazzi? Con molta umiltà vi voglio dire che io non farei un altro mestiere, ma neanche se mi offrissero 1 milione di euro al mese, 12 milioni di salario all'anno. Perché? Perché quando tu ti svegli la mattina e vai a fare una cosa che ti rende felice, perché questa è la mia passione, io questa cosa qui non la cambierei con tutto l'oro del mondo. Ed ecco perché io vi dico, ragazzi, impegnatevi, perché voi siete arbitri della vostra vita. Voi potete costruire il vostro destino. E anche se la via della passione è sempre la via più difficile da seguire, però poi vi darà delle ricompense straordinarie. E tenete presente una cosa: se nella nostra società c'è un livello di corruzione altissimo nelle professioni, questo dipende anche dal fatto che molti si iscrivono a medicina per guadagnare soldi e poi fanno i medici che vogliono guadagnare soldi, si iscrivono a legge per fare soldi e poi saranno gli avvocati che vogliono guadagnare soldi. Quando tu fai una cosa per passione, nessuno ti può corrompere, perché la tua passione è la guida sicura di quello che tu devi fare. Quando tu scegli la scuola pensando al lavoro, commetti un errore grandissimo. Non lo dico io, lo dice uno dei più grandi scienziati della storia dell'umanità, Albert Einstein. Albert Einstein dice: se tu chiedi a un bambino della scuola media di scegliere la scuola superiore e l'università, come si fa oggi, in funzione di un lavoro, tu sei un criminale. Perché sei un criminale? Perché stai corrompendo quel ragazzo. Perché? Perché la forza della cultura, dice Einstein, sta in una cosa che è la curiositas, è la vostra curiosità. Se voi siete curiosi e non pensate al lavoro, voi siete delle spugne che potete assorbire a scuola e poi all'università tutti i saperi possibili. Quello che conta è prepararvi come cittadini, donne e uomini liberi, alla vita. E la curiositas, quando tu hai una cultura di base generale, ti consente di fare tutti i mestieri possibili. Beh, ora è difficile. Buonasera, intanto vi ringrazio. Avvicina il microfono, Federica, sì. No, io ti sento poi. Così. Non sono abituata al microfono, la mia voce è già abbastanza altisonante. Allora, lui è, io non riesco ancora ad usare il passato, lui è il professore Ordine, e il professore, voglio dire, adesso se ne sta parlando tanto, perché comunque purtroppo questo succede, hai detto bene tu, è più diciamo una celebrità adesso che non prima, ma io non sono tanto d'accordo con questa affermazione, perché comunque Ordine anche in Italia, vabbè, all'estero, è inutile che io ve lo dica, questa registrazione di El País per Aprendemos Juntos, che è stata forse la più grande conferenza che abbiamo mandato in onda in Italia insieme a quella di Porto Alegre. A Porto Alegre, a Rio Grande do Sul, il professore ha ricevuto la laurea honoris causa, quello è stato anche un altro momento meraviglioso. Chi era Ordine? Vabbè, intanto credo che... Perché Federica Ferreri? Insomma, in realtà io sono una delle sue tantissime studentesse. Sono sicuramente una studentessa alla quale, diciamo, queste parole hanno lasciato il segno, oltre che la sua persona, perché è il messaggio di Ordine che veramente ha reso di Ordine Nuccio Ordine, un messaggio che è arrivato come un'esplosione. Quindi, da giovane studentessa, vedo anche adesso la mia collega, poi tesista, poi insomma collaboratrice, ho lavorato con lui al Centro Internazionale di Studi Telesiani, prima Lens Segonne Aquilecchi, adesso Telesiani, Bruniani e Campanelliani, quindi diciamo sì, qualcosa la so, però non è tanto il sapere di
ordine, perché questo è ordine, cioè il messaggio di ordine, il messaggio che veramente arriva è sotto un'unica bandiera ed è quella della passione. E questo è il messaggio che gli insegnanti che si sono formati con lui, ma anche non necessariamente gli insegnanti, perché non siamo diventati tutti insegnanti. Qualcuno è diventato dentista, qualcuno di noi è diventato avvocato, qualcuno di noi... Però anche solo, voglio dire, senza banalizzare nessun mestiere, casalinga, mamma, mammo, insomma, la vera potenza, quello che è rimasto di ordine è questo messaggio. Ordine, come sapete, è venuto a mancare il 10 giugno in maniera assolutamente inaspettata. Dal 4, insomma, è successo il 4 giugno questo malore dal quale non si è più ripreso. Ordine arrivava tra l'altro da l'Ecuador, poi è passato da Parigi, Milano, è ritornato giù, quindi stava benissimo. Noi, ripeto, collaboratori non avevamo nessuna, anzi stavamo preparando, come sapete, la consegna di questo premio delle Asturie, principessa delle Asturie, che è, per intenderci, un po' il Nobel dei paesi, insomma, latini, ma soprattutto della Spagna. Addirittura i reali di Spagna avevano mandato una lettera, un piccolo telegramma al professore per complimentarsi, quindi l'apice, diciamo così, della carriera. E purtroppo è successo quello che è successo, ma non voglio, diciamo così, vorrei che questa serata fosse una serata intanto di conoscenza, perché quello, il messaggio, ecco, la missione della quale noi ci sentiamo investiti è questa: portare avanti questo messaggio. Perché portare avanti questo messaggio? Intanto perché secondo me è il messaggio, cioè chi insegna, e vedo professori anche che sono stati anche miei professori meravigliosi, avevano già in nuce questo sentimento, questa voglia, questo, e questo è il messaggio, cioè ordine ti rendeva, voglio dire, partecipe, il protagonista del tuo percorso. E voi ora direte, ma ordine parlava, io scusate se mi alzo, ma nel frattempo vi faccio vedere. Ecco, per intenderci, questo è ordine, questo è il messaggio di ordine, quindi un'aula, quindi noi che ascoltiamo, quindi noi, e voi direte, vabbè, tutti abbiamo studiato all'università, è ovvio, tutti abbiamo avuto professori eccellenti, eppure io vi posso dire una cosa. Io vi posso dire che quello che sta succedendo adesso, i messaggi che stiamo ricevendo, i messaggi anche semplicissimi, io qui avrei Saviano, e voi dite Saviano è un personaggio famoso, ma non è sui personaggi famosi su cui io voglio puntare l'attenzione, anche se è chiaro, il messaggio di Saviano è stato un messaggio fortissimo, cioè Saviano ha paragonato Nuccio Ordine a Giordano Bruno, dice... Nuccio Ordine era la voce, era Giordano Bruno, e questo, cioè, nell'ideale di una studentessa o di uno studente che studia Giordano Bruno, immaginare che una personalità come Saviano lo accosti direttamente a Bruno e dica lui è Bruno, è una cosa potentissima. Da premettere, per chi ha studiato con lui, io ho studiato proprio il corso su Bruno, la tesi di laurea del professor Ordine con Giulio Ferroni, che voglio dire, per ora è il padre della critica letteraria, insieme a Seriani, insieme, è un qualcosa veramente di potente. Il messaggio di ordine è che un professore ti cambia veramente la vita. Cioè, questa sembra una frase fatta, ma non è così, non è così. Le mie studentesse, i miei studenti che mi vedono a lezione, mi vedono tutta, cioè, io parlo per me, cioè, confronto, siamo veramente degli asini, per usare una citazione bruniana, quindi non è una deminuzio, anzi, ordine era questa potenza, è questa potenza, è questa potenza, perché l'utilità dell'inutile, il suo libro, il suo capolavoro, da premettere, vi premetto anche questo, perché è così, quando l'utilità dell'inutile è stato pubblicato, era il 2013, l'ultima opera di ordine che ho seguito anche io per Bompiani. Poi, come sapete, il professor Ordine, insieme ad Elisabetta Sgarbi e quant'altro, hanno fondato la Casa di Teseo, quindi si sono staccati dalla Bompiani, che stava per essere assorbita nel 2015, se non ricordo male, da Mondadori,
ed è nata la nave di Teseo, scusatemi, la nave di Teseo. Quindi questo è stato l'ultimo lavoro e Ordine ne parlò a lezione, disse: questo libro l'avete ispirato voi e si percepisce in pieno, che è un libro, e vi invito chi non l'ha fatto a leggerlo, un libro pensato per studenti, non per studiosi, non per studiosi, per studenti. Quando l'utilità dell'inutile insomma arriva al pubblico, tutti dicono: vabbè, è un saggio, in appendice c'è Abraham Flexner, voglio dire, fisico, e quindi dicono, hanno pensato tutti un libro di nicchia, chi lo leggerà? L'utilità dell'inutile? Eppure l'ultima edizione adesso è in lingua basca, a me è arrivata la notizia proprio i primi di maggio, tra le altre cose lui era felicissimo, cioè tradotto in 23 lingue, 23 lingue, in non so quanti paesi, perché poi ovviamente è stato anche i paesi latini, è stata una bomba, un messaggio, bomba nel senso veramente nobile del termine, un messaggio che ha colpito dottori, questa era la conferenza del 2014, che ha colpito studentesse come me, che ha colpito, ma vi potrei dire dal contadino che ha Facebook, perché poi io so di questo ovviamente anche tramite i social, tramite le lettere che gli arrivavano per email, un messaggio, anche lui diceva, io non immaginavo di aver colpito così tanto. Parlando di cosa? Di inutile. Ma cioè, in che termini inutile? Perché l'inutile per noi è voglio dire, un'accezione negativa del termine. No. Lui ha parlato di e ha fatto leggere e conoscere letteratura, e chi si occupa di libri lo sa, letteratura, arte, filosofia, storia, matematica. Quindi tutto dentro questo. Sicuramente il potere vero di Ordine era Ordine stesso. Avete visto la potenza della sua parola, la gestualità, lui teneva veramente una consolidata, come cioè neanche Vasco Rossi tiene un concerto così, sbalorditi, meravigliati, per usare un termine che a lui piaceva tanto. Era una star, diremmo oggi, ma era una star di contenuto, è una star di contenuto. E il contenuto era questo messaggio. Intanto il messaggio che noi siamo qui, noi studiamo letteratura, hic et nunc, qui e ora, con uno scopo. La letteratura, dice il prof, deve renderci migliori, ma anche la matematica, non era una questione, ripeto, anche qui di separazione, anzi, Ordine, proprio come Bruno, credeva nella commissione dei saperi. Quindi non è un discorso di separazione, è per questo che alle sue lezioni, alle sue conferenze, vi erano le persone più disparate. Quando ho invitato il professore a venire qui nella Locride, tra l'altro è stato l'unico, forse la prima ed unica volta purtroppo del professore nella Locride, a maggio del 2016, era un sabato, eravamo ai licei Mazzini e come sapete i licei Mazzini il sabato hanno la settimana corta, quindi il sabato loro non andavano a scuola. Eppure, oltre ad esserci tantissimi studenti, c'erano lavoratori. Io da lì, era il 2016, io da lì ho iniziato a capire, dico, wow, è veramente arrivato, perché un conto è vederlo da qua, un conto poi è vederlo dal vivo, poi vabbè l'ho seguito, lui vi ha nominato Pordenone, c'è anche la grandissima fiera del libro a Monopoli, dove lui era uno dei protagonisti, però fondamentalmente quello, anche il motivo per cui oggi sono qui, il motivo che mi spinge ancora a parlare di lui, e tra l'altro questa cosa la devo dire, non è ovviamente la prima volta che parlo di Ordine davanti a un pubblico, ho già parlato di Ordine con Ordine, è la prima volta che parlo di Ordine senza Ordine, quindi questa è, e sono felice veramente che la cittadina di Siderno sia la prima, almeno dalle notizie che ho io, seguo abbastanza come vedete, è la prima in Italia, ci sarà adesso Locri mi pare di aver capito e poi ci sarà Trebisacce il 9, è la prima a dedicare un'ora, due ore, non è il punto quanto, è il punto cosa, no? Cioè a dedicare un incontro, una lezione, questa cosa, devo dire la verità, mi fa un piacere incredibile, anche perché io sono stata contattata da Cosenza per arrivare poi qui dal professore, esatto, quindi questa è una cosa che sono sicura che appunto anche lui
ne sarebbe felicissimo. Ma tornando al discorso dell'utilità, io ovviamente seguo la sua lezione, quindi come lui amava ovviamente i classici, questo è diventato un classico. Io vorrei che le mie studentesse leggessero, perché è giusto che siano i giovani ad avvicinarsi alla lettura, è giusto che noi professori, come diceva chi guida il trattore, deve seguire, deve essere fedele, è inutile che io parlo, faccio la cattedratica e poi faccio un simposio, io non sono qua per fare, diciamo, monologhi e nulla, io sono solo un veicolo, io sono l'asino, ecco, per dirla alla Giordano Bruno. Quindi io vorrei che inizialmente Marina, ovviamente tratto dall'utilità. Marina vi leggerà da Gramsci, Quaderni dal carcere, perché voi dovete sapere che Ordine aveva una caratteristica, una particolarità, un vezzo, quella di leggere ogni lunedì in aula Iana, la lezione era dalle 17 alle 19.30 se non erro, leggeva un classico, anzi leggeva una parte di classico, ok? Poteva essere una poesia, poteva essere una piccola intervista, poteva essere come in questo caso, poi ho scoperto dopo, me lo rivelò lui, essere uno, diciamo, dei primi punti a cui ha pensato ragionando sull'utilità dell'inutile, che, come dice Ordine stesso, non è un romanzo, non è un libro composito, ok? È un libro fatto di frammenti. Questi frammenti sono proprio le parti, i tempi, i momenti, le piccole opere, le citazioni che appunto Ordine leggeva ai suoi studenti. Era un momento per noi imprescindibile. Considerate che Locridei partivamo da qui alle 5 di mattino, alle 5 e mezza, non ricordo la Federico, qualcuno percorreva veramente la Marca e la Merca pur di prendere i primi posti. Cioè, questo ripeto, eppure non contavamo su 30 la lode, perché voglio dire, erano voti con lui, non c'era il rapporto, voglio dire, diretto che ci poteva essere con un insegnante delle scuole superiori, quindi nessuna lezioncina, no, di dire il professore mi vede e poi no, anche se lui ricordava benissimo i nostri volti, perché lui era un insegnante per noi. Ecco, lui era uno di quei professori ai quali non era tanto la sua voce che importava, il compiacersi della sua voce. Lui ti guardava negli occhi, e la stessa cosa all'esame. La stessa cosa all'esame. 1932, da Antonio Gramsci, in una vibrante pagina dei suoi Quaderni del carcere. Nella vecchia scuola, lo studio grammaticale delle lingue latina e greca, unito allo studio delle letterature e storie politiche rispettive, era un principio educativo in quanto l'ideale umanistico, che si impersonava in Atene e Roma, era diffuso in tutta la società, era un elemento essenziale della vita e della cultura nazionale. Le singole nozioni non venivano immediato pratico professionale, arriva disinteressato, perché l'interesse era lo sviluppo interiore della personalità. Non si imparava il latino e il greco per parlarli, per fare i camerieri, gli interpreti, i corrispondenti commerciali. Si imparava per conoscere direttamente la civiltà dei due popoli, presupposto necessario della civiltà moderna, cioè per essere se stessi e conoscere se stessi consapevolmente. Grazie. Ecco, ho scelto questo come passaggio, uno dei tanti, perché allora l'utilità dell'inutile intanto appunto è un ossimoro. Perché è un ossimoro? È una contraddizione in termini. Questo in un primo momento è stato frainteso ed è fraintendibile, perché voglio dire, si potrebbe pensare come tu stai affermando la letteratura, l'arte, la storia, la filosofia e poi affermi che queste siano materie inutili. Sono materie inutili, dice il prof, nell'ottica di un immediato consumo. Sono materie inutili nell'ottica di un immediato ricavo, di un immediato guadagno. La spinta scolastica va in questa direzione, tant'è vero che il professore divise l'utilità dell'inutile in tre parti. La seconda parte, il cuore dell'opera, riguarda proprio questo rapporto scolastico che sta diventando un rapporto di azienda. Io insegno ed è una critica che più costruttiva in effetti non si potrebbe fare. L'utilità dell'inutile, perché in quest'ottica
l'arte, ora abbiamo avuto anche un esempio perché quella è arte, la poesia, la letteratura non sono qualcosa che, voglio dire, ti danno da mangiare subito, perdonatemi il termine, non sono qualcosa con le quali fai soldi, o per meglio dire, poi per carità uno può vendere libri, può diventare, voglio dire, magari Bonanima, Umberto Eco, certo non era grande amico di ordine, poverello, ma non è questo il punto. Il punto non è il ricavo, il guadagno, il punto è che queste discipline, queste arti, sono faticose nella misura in cui in quella fatica io mi impegno, io sudo, diceva il professore, ma quel percorso che tu stai facendo e che solo tu puoi compiere è l'unica cosa che non puoi comprare. Possiamo comprare veramente la qualunque, credo oramai, non vorrei citare anche i diplomi, insomma, possiamo comprare veramente di tutto, ma questa fatica, questo studio, questo sacrificio è l'unica cosa veramente che non si può acquistare. Ed è questo che mi cambia. Non è stato, parlavamo della laurea in un'occasione al centro Telesiano, non è stato il vero momento almeno per noi, ed è vero, di soddisfazione personale, sì è stata la laurea, proclamo, la dottoressa, non è stato tanto quello, è stato tanto il girarsi indietro e dire ho passato letteratura italiana, ho studiato per letteratura latina, parlo delle mie materie, magari le tue saranno fisica, matematica, mamma mia non vorrei essere le tue padre. Insomma, però, cioè, questa era la vera soddisfazione e quel cammino, quel percorso mi ha resa diversa, mi ha resa migliore, perché altrimenti vorrà dire che non l'ho percorso bene, non l'ho percorso bene, ma è un po' come a scuola, quando il ragazzo viene e mi dice, vabbè dai, professore, invece che 5, invece che 4, un 5, dai, vi prometto che la prossima volta studio, suppo bene mamma, poi magari aggiungono, vi prometto che la prossima volta studio. Perché siamo rigidi, almeno io, non è una questione di rigidità, perché sono seria da questo punto di vista? Perché se io ti insegno che adesso ti regalo questa cosa, anche sulla buona fede, a meno che poi per carità non ci sono stati incidenti, malattie, lì è un altro discorso dove umanamente devo venirti incontro, ma perché sono seria? Perché se io adesso ti insegno e quella cosa te la do, te la concedo, te la regalo, io ti sto dando un messaggio sbagliato. Perché nessuno lo farà poi, a me nessuno, cioè, regala una maglia, mi regala, a parte famiglia, nessuno mi regala qualcosa che devo conquistarmi col sacrificio, che poi non è un sacrificio, anche qui, non è un sacrificio, perché se io lo faccio con passione, non è un sacrificio, certo, ci studio, butto il sangue, io raccontavo ai miei studenti i miei esami, poi io lì vivevo in maniera abbastanza, voglio dire, ansiosa, ma perché c'era ansia? Perché avevo studiato e quindi volevo rendere bene. E lo stesso discorso a scuola. Perché tengo ad una forma, tengo io come i miei colleghi, come i professori che vedo qua, e vedo di questi professori, devo dire la verità, e sono felice, ma così come vedo l'avvocato. La differenza tra un avvocato che lo fa per passione, poi ripeto, ci sono tutti i problemi del mondo, la strada è insalitissima, però... La differenza tra un avvocato che ha studiato, faccio un esempio, perché l'ha voluto papà, perché doveva laurearsi, e un avvocato che lo fa con passione, si vede. Ma questo in tutti i gradi, in tutti i gradi. Ecco, questo è il messaggio che io ho interiorizzato di ordine. Questo è il messaggio che è arrivato. Ci sono delle foto prese dalle pagine Facebook, prese dai siti, che è arrivato di Nuccio Ordine. E potrei dire tante cose, potrei dirvi riconoscimenti, potrei dirvi che era visiting professor ad Harvard, ma questo lo troverete dappertutto. Potrei dirvi che era El País, scrittore per El País, potrei dirvi che era vice al Max Planck Institute di Berlino. Queste cose non c'è bisogno che ve le dica io. Non c'è bisogno, basta aprire Google, Nuccio Ordine, Wikipedia e troverete veramente una carriera sconvolgente. Dal 98, dal suo esame come ricercatore, troverete... la qualunque. Quello su cui io e quello che vorrei lasciarvi stasera, in breve, perché ripeto, non è una lezione, io sono l'asino che porta il maestro. Quello che io stasera vorrei lasciarvi in breve è questo, il messaggio di ordine, il messaggio che io spero nel mio piccolo sicuramente porterò, continuerò a far rivivere con i miei studenti, con le mie studentesse, con le persone con le quali parlo, perché appunto
il grande, veramente lo devo dire, merito di Ordine, che Ordine è uscito dall'Unical, è uscito da quella stanza, è uscito dall'Aula Iana, che era la sua, per entrare veramente nelle TV, su Facebook, dappertutto. E guardate, in Italia forse ancora poco, adesso sicuramente molto di più, eppure Ordine era cavaliere all'Ordine del Merito, la città di Urbino gli aveva consegnato le chiavi, cioè per dirvi, non era l'ultimo degli arrivati, però veramente nel resto del mondo, soprattutto in paesi, come posso dire, che stanno vivendo crisi, la Grecia, ma anche il periodo della Spagna stessa, voi non avete idea in Brasile che cosa è stato un tripudio, paesi ma anche persone che hanno bisogno di motivazione, persone che non fanno magari il mio mestiere, che non fanno il mestiere del prof, che non fanno, e ricevono come stimolo, il dentista avete visto, ricevono veramente uno stimolo enorme dalle sue parole, che si può riassumere in questo appunto, passione, che è l'unica cosa che ci resta, perdonatemi, o una tra le poche cose che ci resta, perché non tutti nasciamo magari con una grandissima, con un grandissimo ingegno, non tutti nasciamo, però la fatica, la volontà, la forza di arrivare, di migliorare, di lasciare qualcosa anche a chi verrà dopo, e rappresenta veramente un motore. E questo lo sto vedendo ora, l'ho visto il 10, io ho detto due parole insomma alla Camera Ardente da parte degli ex studenti, veramente senza quaderno, come vedete adesso, senza foglio, proprio di cuore straziato, perché non ce l'aspettavamo, e sono venuti a rendergli omaggio dal contadino di Arcavacata alla persona che forniva alla Concadoro i cornetti, al rettore, e questo, cioè, ci dice qualcosa. Io un domani, dicevo scherzando con le mie studentesse, spero che voi mi ricordiate con lo stesso pathos, è impossibile, un minimo, però spero che di lasciare in voi veramente un minimo, un granello di quello che lui ha lasciato a noi, di quello che lui ancora ci sta lasciando, perché è questa la cosa sconvolgente. E come dica, ti posso fare una domanda? Ma perché Ordine è scomodo? Allora, per due motivi. Intanto perché forse la cultura lo è diventata. Da quello che vedo, la cultura è diventata scomoda, perché la cultura porta a porci delle domande. Le domande spesso implicano delle risposte, e queste risposte, ahimè, spesso sono scomode. Perché tu prima facevi l'esempio della biblioteca, voglio dire, com'è possibile che, merito vostro per carità, però è rimasta una cosa ferma, immobile. Voglio dire, la biblioteca dovrebbe essere la cosa più viva per eccellenza che esista. Eppure tu l'hai visto, se non vi rimboccavate le maniche, o sbaglio? No. Sì. Non vogliamo meriti, non vogliamo. Però... No, non è un... Credo sia un dato di fatto. Credo sia un dato di fatto. In secondo luogo, era scomodo perché la verità è sempre scomoda. Giordano Bruno, voglio dire, è morto sul rogo per una verità scomoda. E neanche in quel caso ha abbassato lo sguardo. Scusa, andava controcorrente, contro coloro i quali affermano che basta imprese e computer per far vivere un popolo. Esatto, questa è l'altra grande battaglia, l'hai nominata tu, io me la sarei giocata per ultimo, ma è così. Questa è l'altra grande battaglia, ed è una battaglia che riguarda e sulla quale il professore ci teneva tantissimo, è una battaglia scolastica. Lui è stato invitato alla una grandissima conferenza della UIL, proprio quest'anno, UIL Scuola, al di là di sigle sindacali, lui ovviamente non era, voglio dire, con le sigle sindacali, è stato invitato proprio a parlare di scuola, e la scuola era per lui, è per lui un punto centrale. Perché? Perché magari all'istruzione accademica non ci accederemo tutti per volontà, per mancanza, per bisogno, ma a scuola ci andiamo tutti. Quindi partire dalla scuola, ok, è una cosa fondamentale, sono le basi, senza le basi altezze non se ne costruiscono. Quindi lui dice, la scuola, com'è possibile che in questi anni mi arrivino matricole,
magari brave, magari cioè appassionate, però dove il tablet ok, so switchare perfettamente, e poi chiedi, che ne so, Calvino, ma no, chiedi in maniera pedante, alto là, anche questo termine bruniano, però una conoscenza, e Calvino, diciamo, fallisce. Vedi ragazzi bravissimi sui social, su qui, su lì, poi chiedo magari un PDF, perché lì si trasforma, cioè la tecnica deve diventare poi conoscenza, competenza, diremmo oggi per usare un termine scolastico, e lì falliamo. Ma perché questo, dice lui? Perché intanto si pensa che le materie scientifiche debbano correre da sole. Errore. Io insegno in un ex tecnico, ora è istituto di istruzione superiore, c'è un tecnico, c'è un geometra, e per mia scelta anche il professore mi disse, dice, il liceo, sai perché? Non tanto per una questione di ruolo, perché io ho potuto scegliere, sono stata fortunata, ma perché vedere delle ragazze, emozionarsi per una, vedere delle ragazze che studiano tecnico, che studiano materie tecniche, emozionarsi per una pagina di letteratura, no? Non te lo aspetti, mentre magari la studentessa che va al liceo è lì per la letteratura, è lì anche credo per la letteratura, per il latino, per il... E quindi questa è una cosa che quando ancora non ero in fase di scelta, e poi dopo, è una cosa che mi ha colpito, dico guarda, mi ha emozionata, e qui ci sono tre testimoni di questo. E quindi nel piccolo questa è per esempio la mia battaglia. Battaglia è un termine che non mi piace, hai ragione tu, è la mia missione. E questa è una cosa, ripeto, della quale lui parla continuamente. Questo fatto che bisogna dividere i saperi è assurdo. È assurdo perché a me non può piacere la matematica. Cioè le colleghe con le quali vado, d'accordo, sono professoresse di matematica, sono colleghe di matematica, le quali nelle ore buche mi ritrovano lì seduta ad ascoltare le loro lezioni. Perché questa è la cultura che ti cambia. Questa è, io non avrei mai detto alle scuole superiori di, Dio mio, ascoltare una lezione di matematica, questa è la cultura che ti cambia. Questo, ripeto, è il messaggio che lui ha lasciato. Poi, ripeto, potrei dirvi questo, quello, anche lui era uno, alla Camera Ardente a Diamante è stata proposta l'intitolazione di una strada. Cioè, proprio lui odiava queste cose, cioè una borsa di studio per ragazzi indigenti. Questo ti fa capire, cioè, il professore, che continua ad essere professore, nonostante sia, e lui, nonostante tutti i premi, tutti i riconoscimenti, ogni ottobre, tranne l'anno sabbatico, anche per ogni ottobre lui era lì, morto, sfinito, tornava dal Paraguay, ma era lì, eppure avrebbe potuto, diciamo, sollevarsi da questo incarico, c'è la professoressa Vigorilli, Cassiani, che sono fantastici, eppure lui era lì, perché il rapporto con lo studente è la prima cosa, è la cosa basilare. E questo fa di lui un maestro. E questo è quanto. Diciamo che la formazione scolastica sta prendendo una piega utilitaristica. Ma è così oppure è un'impressione? Domanda che mi licenzieranno domani. No, noi parliamo allora, di impressione, no, non è detto allora, che è così. No, allora, non è un'impressione, nel senso che magari il bisogno di, la necessità di formare persone competenti in Italia c'è, ok? Servono persone competenti, la tecnologia è andata avanti, nel resto d'Europa, magari in America, noi abbiamo avuto, anche lavorando al centro Telesiano, ci siamo resi conto di come i ragazzi che venivano in visita, perché il centro internazionale di studi si occupava anche di ragazzi, diremo l'Erasmus, che venivano a studiare dalle altre università, e in effetti ci siamo resi conto di questo gap, cioè erano un pochino più, come posso dire, forse preparati in maniera un po' più, non voglio dire competente, rigida, ferrea, insomma mettila come vuoi, alle scuole superiori. Però quello che io dico leggendo, quello che io dico vedendo, studiando nel mio piccolo, è che la cultura italiana si basa soprattutto su uno studio lento, attento. Noi non siamo per i crediti formativi, per, va bene, ci devono stare anche quelli, ma togliere del tempo, se qualcuno li mette, ci devono stare. Ma togliere del tempo alla letteratura, alle ore di letteratura italiana per fare, per carità, nulla togliere i progetti, però un progetto di letteratura italiana, ma scusa, facciamo letteratura italiana.
cioè non so se mi spiego, io devo progettare 4 ore dove arriva, beh, quando io ti insegno, nel mio piccolo io provo a farti amare, che è meglio la letteratura italiana, te la riassumo così, però questa non è la spinta, lui l'ha detto, la direzione va da un'altra, anche al convegno della UIL, lui ha visto che la direzione, anche il passaggio da preside a dirigente, la dice tutta questa. È un attimino, voglio dire, no, cioè il preside era colui il quale presiedeva, coordina, adesso è un dirigente, ha mille milioni di mansioni, anche che ha un'azienda, ha un'azienda da badare. Lo dici con ironia, ma è la verità, cioè è un'azienda. Una bella azienda. È una bella, è la migliore, però non è un'azienda. Non è un'azienda. No, io preferisco ancora non viverla così. E sai perché preferisco non viverla così? Ed è un capitolo del suo libro. Perché altrimenti loro sarebbero clienti. Oh, clienti davvero? Ah, per questo allora c'è la concorrenza fra istituti per sottrarsi. Ma la domanda è, vince il migliore? Non credo, perdiamo tutti. Ma questa è una, ecco. Mia opinione. Esatto. Però ritorniamo su Ordine. Come vedete abbiamo sfiorato un argomento, diciamo, delicato, ma ci ritorneremo, avremo modo di ritornarci su una seduta apposita, ecco. Il dibattito è aperto. A tal proposito, ma non troppo sfiorato, chi parla è Ugo Moschella, professore ordinario di fisica teorica, credo che, e lo definisce in maniera veramente pertinente. E vi dice, Lucio Ordine era un uomo appassionato, non sedeva a tavola con i tiepidi, amava la bellezza in chiunque avesse davanti. Le sue belle lettere, il suo Giordano Bruno non li avrebbe scambiati con tutto l'oro del mondo. Amava con uguale intensità gli amici veri, il suo cane Chirone e la sua terra, bellissima e amara. Prestigiose università straniere, come vi dicevo, se lo sono conteso. Invece è rimasto a Cosenza, a educare generazioni di giovani calabresi che al suo funerale laico piangevano calde lacrime. Le stesse lacrime che ho visto tante volte negli occhi di Nuccio quando mi parlava del suo maestro, Alain Segon. Non tutti i colleghi universitari lo amavano, per ritornare al tema dell'essere un po' scomodi. Il successo, la bellezza e la felicità raramente si perdonano, ma poteva uno come lui ridursi a epigono di una qualche conventicola accademica? Non poteva, il suo orizzonte era il mondo, che irraggiava con la sua energia esplosiva. La Francia lo ha accolto e abbracciato fin da giovane, con amore ricambiato, eccetera, eccetera. In Spagna e in Sud America, Nuccio era e rimarrà un riferimento di impegno civile. Cioè, impegno civile vuol dire che... A gratis, scusa, vuol dire impegno civile, a gratis non si guadagna nulla. No, impegno civile, Moschella qui poneva l'attenzione sul fatto che la formazione di Ordine e il suo parlare in queste conferenze assolutamente pubbliche, assolutamente gratuite, ripeto, sulla sua pagina Facebook ci sono le foto, dovete scorrere un pochino, ma vedete platee, e ripeto, platee con accesso assolutamente gratuito. E quando gli organizzatori, io con qualcuno di loro ho avuto modo di parlare per coordinare magari le dirette, per avere... E io dicevo, ma gratuite, io pensavo, dico, ci sarà poco pubblico, no? Dico, gratuito, stracolme, cioè, gente che veramente, lo devo dire, piangeva, perché questo libro aveva cambiato loro la vita. Questo non è l'unico libro del professore, sarei, ripeto, ingrata, lui ha scritto La cabala dell'asino, La soglia dell'ombra, che è per... gli studenti di filologia moderna, anno accademico 2004-2005, è il libro, quello è veramente il capolavoro per noi. Ha scritto L'utilità dell'inutile, Classici per la vita, Gli uomini non sono isole, però L'utilità dell'inutile è stato, ripeto, un unicum, forse anche nel panorama dei saggi, nel panorama della saggistica italiana, è stato definito appunto il saggista più conosciuto al mondo. Più conosciuto al mondo, voglio dire, non è un titolo, questa affermazione
non ricordo se l'ho salvata, insomma è stata ripresa da tantissimi. E ecco, questo era, e poi passerò alle conclusioni, questo è il professore, lo avevo giurato a me stesso appena laureato, qualunque cosa mi avrebbero offerto fuori e lontano dalla Calabria l'avrei rifiutata a priori, perché dovevo restituire alla mia terra e alla mia università quello che i miei maestri del tempo mi avevano trasferito e donato. Sentivo di avere un dovere morale da adempiere con i calabresi, che era quello di ricambiare quello che io avevo avuto da questo campus. Se non ci fosse stata l'Università della Calabria, io probabilmente non mi sarei neanche laureato. Non avrei potuto andare a studiare, invece sono stato fortunato, sono rimasto qui ad Arcavaca, da dove ho trovato professori che mi hanno preso per mano e mi hanno indicato la strada da percorrere. Cioè, questo è... Raga, voglio dire, la Sorbonne, stiamo parlando di università... Nulla a togliere all'Università della Calabria, all'Università di Reggio, all'Università, però stiamo parlando di università quali Yale, che hanno veramente, posso dirlo questo, hanno provato veramente a dire un anno, un semestre, ma lui sapeva che poi sarebbero diventati impegni permanenti, perché come ci leghiamo noi nel nostro piccolo alle classi, anche lui si lega ai suoi editori. Eppure questo è sempre stato, ripeto, una questione di rispetto, nel senso più bello del termine. Una volta si chiamava diritto allo studio, una volta, ma queste sono cose dell'altro secolo. Sì. Proviamo a porre le domande al pubblico, lasciamo spazio al pubblico, che dice Federica? Allora, abbiamo tracciato, come si dice, un profilino così di nuccio ordine. Sì, prendo il tuo microfono. Sì. Cosimo. Il mio tempo sta per finire, se non per dire che... No. Buonasera, sono Vincenzo Albanese, un ex professore universitario, diciamo ex. Complimenti. Allora, sentendo la relazione della professoressa Ferreri, mi è sembrato di conoscere da sempre Mucciotti. Mi ha fatto un complimento enorme. Tante sono le affinità ideologiche con cui sono andato in sintonia. Il punto è, partiamo dalla domanda che hai fatto tu, perché era scomodo? Perché era un professore universitario dell'Ottocento, però attuale. Contemporaneamente, non arretrato, attuale, però dell'Ottocento. Cosa voglio dire? L'università per il passato era un ente assolutamente libero ed autonomo dalla politica e da tutte le... Era una chiesa nell'ambito dello Stato, però era una chiesa extraterritoriale. Tanto che io ricordo, quando ero giovane studente universitario, la polizia non poteva entrare all'università se il rettore non dava il permesso. Per dire, diciamo, oggi non ne parliamo proprio. Cosa succede? Che i privilegi degli universitari, dei professori universitari, sono stati trasformati da loro stessi in abusi, per cui hanno perso questi privilegi. Il privilegio dell'autonomia e della libertà, che sono fondamentali nella ricerca. E l'inutilità, cioè l'utilità dell'inutilità, è un concetto fondamentale che non riguarda soltanto la ricerca umanistica, ma anche la ricerca scientifica. Cioè, e allora che cosa serve per fare ricerca? Per fare ricerca servono dei soldi, perché i soldi servono per fare la ricerca, se no non si può fare. Oggi si tende a finanziare la ricerca utile, cioè quella che ha delle ricadute, anzi più immediate sono, meglio viene finanziata. E questa è una visione miope. Va bene? E questo riguarda sia la ricerca scientifica, sia la ricerca umanistica. Sì, sì, non dubbio. E questa è la crisi. E perché scomodo?
perché proprio ha detto l'importanza dell'inutilità. Cioè, inizialmente l'università faceva una ricerca di base, quella è la ricerca cosiddetta inutile, la ricerca di base. Lo Stato in Italia aveva creato un altro ente, il CNR, che era dedicato invece alla ricerca finalizzata. Poi però le cose sono mischiate. Ma l'avere adesso la scuola un'azienda? Non solo. Allora, la professoressa ha nominato una sola volta la parola azienda, l'ha detto di passaggio così. Poi nella discussione tra i due, azienda si è ripetuto diverse volte. Il concetto di azienda è quel concetto, chiamiamolo moderno, attuale sicuramente, che va a regolare tutto. Regola l'università, il sapere, quindi, perché l'università è la sede del sapere. E regola per esempio il mondo ospedaliero, aziendalizzati, i pazienti sono diventati clienti, ma vengono chiamati così ufficialmente. E la virtù è non fare le cose buone, eccellenti, ma fare le cose economicamente valide. Cioè oggi in ambito ospedaliero, ma succede così anche in altre cose, un primario ospedaliero viene scelto, se quando lo vogliono scegliere con un certo indirizzo, quando non è solo dettato altre cose, se è un buon manager e viene nominato primario, non se è un buon chirurgo, se è un buon internista, un buon cardiologo, il suo compito è dirigere e fare tornare i conti. I conti sono una cosa importante, però non può essere tutto questa la vita, esatto. Altrimenti esatto. Non si c'è dove andare. Allora, l'utilità dell'inutile è fondamentale, è un principio assoluto che ci deve guidare noi come soggetti sociali e chi verrà dopo noi per il futuro pure, e con l'attualità del professor. Cioè, se noi ci mettiamo a concentrarci sulle cose utili, la nostra prospettiva sarà di breve termine. Cioè, quando Natta ha trovato la molecola che poi è diventata la plastica, non è che sapeva che quella sarebbe diventata la plastica, studiava e ha trovato questa molecola. L'applicazione è venuta dopo, che ha sconvolto, esatto, il mondo. Esatto. Ma non è questo il concetto, sai, la cosa inutile può sconvolgere, può rimanere inutile per secoli e poi magari trovare un'applicazione a sviluppo. Ma fondamentale è la conoscenza, l'utilità della cosa inutile è un progresso di conoscenza, e già questa è una cosa utilissima sopra ogni cosa. Quindi finalizzare tutto al soldo è sbagliato perché non rende. Proprio chi vuole ragionare in termini di soldi è un investimento, sì, sbagliato a breve termine, nemmeno, non rende nemmeno soldi poi col passare del tempo. Purtroppo quella che era la cultura, chiamiamola latina, ecco perché lui nei paesi di lingua, diciamo, di lingua di cultura latina ha avuto tanto Breccia, successo. Certo. Va bene. Rispetto alla cultura anglosassone, ecco perché era scomodo. Allora, per la Calabria non ha avuto università fino a circa 60 anni fa, penso. Sì, Cosenza è stata una sessantina anni fa. Poi per motivi di campanilismo ne sono fatte tre. Cioè, di solito cose. Insomma, no. Vabbè, basterebbero tre, ma speriamo che non ne fanno una per ogni provincia, no? Come hanno aumentato le province, ma faranno cinque università sbagliate. Spero. E la presenza della professoressa qua oggi, Sidernese, mi pare che ha detto, del professor Ordine, che è stato grazie a quell'università, lui stesso lo dice, se non c'è quest'università io forse non mi sarei nemmeno laureato. Quindi la Calabria sta avendo ora un impulso culturale grazie all'università, che hanno i loro limiti, i loro difetti, ma sono giovani, quindi c'è tanto da fare. Ma è importante perseguire l'inutilità, è fondamentale. Grazie. Thank you.
tra parentesi, stasera qua ci sono diverse persone che non sarebbero arrivati alla laurea se non ci fosse stata l'unica. Ne conosco diverse, ma taccio però, eh. Altre domande? Dai, curiosità. Un dibattito. Un dibattito, io non sì. Eccola. Vi ascolto volentieri. Ciao a tutti, buonasera professoressa. Volevo dire soltanto una cosa. Ti prendo meglio, guarda. Ah, mi prendi meglio. Ti prendo meglio. Volevo dire soltanto una cosa, anche perché questa sera c'è una carissima amica mia che si occupa di queste cose, una persona, la dottoressa Candido, che queste cose, insomma, di queste cose abbiamo sempre parlato. In controtendenza a quello che diceva lei, professoressa, le posso assicurare che in tantissime aziende del nord dove c'è la ricerca, non soltanto la ricerca, dove c'è la considerazione dell'utile, quello che si diceva, contraddicendo un attimino l'inutile, si stanno riorganizzando le fila all'interno dei team, di quelli che debbono essere i motivatori delle aziende. Alle manager ragioniere si stanno affermando cosiddetti speech, cioè dire dei simposi, delle tavole rotonde con delle persone che come ordine vengono da fuori a motivare le persone, a motivarle e a farle virare dal punto di vista dell'insegnamento della poesia e della filosofia. Il Calvino di turno a cui lei faceva riferimento prima è quello che si sta cercando di dare ai ragionieri, che se da una parte un attimino riescono a far quadrare i conti e fanno emergere l'azienda in termini di fatturato, di redditività, di ROI, no? Di ROI sarebbe un indice economico. Beh, le aziende vere, quelle che effettivamente stanno ritornando a questo, a quello di far immaginare all'interno delle fila del loro team che ci debba essere, assolutamente. Io conosco un amico che verrà in questi giorni qui, che si chiama, mi dispiace che non sia qui, si chiama Riccardo Tricolo, che è un ingegnere che si occupa di poesia. Lui è un ingegnere ma si sta occupando di poesia, lui sta insegnando poesia all'interno di, sta abbracciando un filone romantico all'interno, perché appunto ci si rende conto che inseguire, ma lo fanno anche in America, lo fanno nelle aziende di un certo livello. Quello che Ordine diceva, in realtà è recepito veramente dalle aziende che contro, perché si rendono conto che umanizzare, dare anche quella quota acquisita, quella quota di inutile, fa aumentare nel tempo veramente la redditività. Quindi lui è antesignano qui in Calabria di queste cose, ed è tanto merito che una persona così abbia dato autorevolezza a questo tipo di considerazione, ma in altre parti, in altre latitudini, il messaggio di ordine è recepito e penso che si ritornerà un'altra volta ad umanizzare, a dare l'inutilità a quelle aziende che non pensano soltanto al... Sei un profeta. Grazie, soltanto questo, grazie. Abbiamo visto altre mani alzate, eccola. Ma mettilo così, non si fa. Sì. Vieni. Se no il regista ha difficoltà a gestire. Non si vede, non si capisce. Vieni. Buonasera, sono Giuseppe Racco, sono docente di sostegno. Diciamo che le parole, io non conoscevo Nuccio Ordine come per nome. Però ero ignorante, non avevo mai letto niente. Quando ho saputo della sua morte, ho letto un attimino questa utilità dell'inutile, diciamo, non ho letto il pezzo, sapevo il suo pensiero, ho conosciuto il suo pensiero sulla scuola. Ora, poiché io ho fatto l'avvocato per un po' di anni, ma l'ho fatto senza passione. Perché? Perché sono stato forse traviato, non lo so. Dovevo essere un economista, avevo un albergo, forse la scelta della mia famiglia era quella di portarmi verso una certa strada, in bonis, no, in buona fede. Certo. Ma la mia passione, il mio talento, la mia inclinazione era per le materie umanistiche, era per certi studi, che è rimasta sempre. Infatti feci l'abilitazione all'insegnamento già nel 99-2000, ma da uomo poco coraggioso non andai a prendermi ruolo al nord. Lo feci più avanti, a 50 anni. E sono contento di averlo fatto, perché poi alla fine ti rendi conto che la passione, quando stai tra i giovani, è una cosa molto importante, che tu trasmetti loro e loro percepiscono
Ecco cosa voglio dire, percepiscono, cioè loro sono persone che molte volte, questi ragazzi possono apparire deprivati di qualsiasi interesse, non hanno molti stimoli, e qui la colpa è anche nostra. Però ho ricevuto una piccola delusione, vi devo dire. Quando sono entrato nella scuola ho detto, ah, che bello, qualcuno mi diceva tra i miei amici, ma guarda che non è la scuola degli anni Ottanta, quando ho fatto il liceo classico tu, o il tecnico commerciale che hanno fatto alcune persone, guarda che è cambiato tutto. Ma che stanno dicendo? Che sta cambiando? Non capivo. E invece dalle esperienze che ho fatto, sia a Bergamo, sia qui, per buona pace, con buona pace di tutti coloro, di tutti i docenti e i ragazzi che ho conosciuto che sono stupendi, mi sono trovato veramente in un'azienda. Ora, il discorso che ha fatto il dottor Albanese, nonché il caro amico Martino Recupero, dottor Recupero, potrebbe essere una sintesi di quello che lui ci vuole trasmettere. Però forse se andiamo più a fondo, quello che è molto importante a mio modo di vedere, noi stiamo smettendo, se il pensiero che tendo a cogliere anche per la mia indole, stiamo mettendo di sognare. Perché noi veramente pensiamo soltanto, cioè lo stesso fatto che appunto ci affidiamo sempre alla tecnologia per tutto, ci ha reso la vita più comodi, però ci sta rendendo scomodi nella realtà, perché noi non sogniamo più, cioè non siamo in grado di guardare un cielo, di pensare, ma è inutile pensare, è inutile cantare quella canzone, è tutto inutile, è utile solo se fai soldi. Il fatto che ti trovi poi in una scuola in cui spesso i dirigenti arrivano a dirti che Dante non serve a niente, allora io vorrei sapere chi dà la patente dirigente a queste persone. Facciamo dei concorsi, perché i dirigenti purtroppo sono pressati a loro volta, e quindi diventa tutto un sistema dove entrano anche nella libertà di insegnamento, ti dicono che devi mettere voti alti perché se no i genitori si arrabbiano, perché se non facciamo numeri. In questo modo non si va da nessuna parte, tra l'altro perché l'italiano medio tendenzialmente tende ad essere corrotto per sua natura, che questo è un paese che non vuole crescere, finiamo veramente in un serbatoio infinito di negatività dove non ritroviamo più niente. Per cui io spero che le parole di ordine ci insegnino soprattutto a capire che la passione è appunto parlare ai ragazzi, il sogno, trasmettere, poi chi fa azienda benissimo, lo faccio in determinato modo, chi fa, però che comunque dobbiamo puntare non all'immediato. C'è la formazione, quando dici hai fatto il liceo classico, ma perché l'hai fatto? Ma perché ti dà un certo tipo di formazione, poi lo so che non avrei fatto il ragioniere, non sarebbe mai stato, non ero in grado di farlo, però ti dà un certo tipo di formazione, come te la può dare un certo tipo di scuola tecnica fatta in un certo modo. E poi una parola di cui si abusa sempre, si parte dalla competenza per arrivare alla conoscenza, si parla solo di competenze, ma come può essere competente un avvocato se non conosce. Esatto. Ma chi è questo folle che ha inventato questa cosa e noi ci stiamo cascando? E qui un'altra cosa, i docenti dovrebbero un attimino ritrovare anche noi stessi un po' di dignità e ribellarci a questo. Vi saluto, grazie. Giustissimo. Maria Pia, no, non volevi dire niente. Posso dire una cosa? Sì, prego. No, volevo dire che io faccio una cosa più bella. Mi sento proprio in sintonia, perché io faccio la cosa più inutile del mondo, perché il teatro è la cosa veramente meno utile all'umanità. Brava. Assolutamente. No. Grazie, Maria Pia. Francesca, per favore, vieni. Era semplicemente per continuare sul discorso. Fondamentalmente noi stiamo abituando i ragazzi, sin da piccoli, che non è necessario faticare, esatto, che ogni cosa ci viene data così, esatto, perché è scontato, perché è giusto che sia così. E quindi loro hanno già tutto bello pronto, organizzato, sistemato. E non conoscono la fatica, non conoscono anche il piacere, la gioia di arrivare ad ottenere un qualcosa perché ci hanno messo del loro impegno e della loro fatica. Non solo,
parla di passione, ma loro non sono in grado di capirla. E li stiamo abituando che tutto può essere comperato anche, perché in un'azienda, in una società dove tutto è azienda, dove tutto diventa anche acquistabile, la passione resta l'unica cosa veramente che forse non ma la passione, e anche lo studio. Io da insegnante, perché sono insegnante, io la trasmetto sin da piccoli, perché senza di quella io non ho neanche l'attenzione dei miei ragazzi. E se non trasmetto la passione in ciò che faccio, perché lo faccio con passione per scelta, per vocazione, o perché ho capito che è la cosa che realmente, ho iniziato forse per caso, ma ho capito che realmente io e i miei ragazzi non solo divento come loro, piccina, ma nello stesso tempo io li porto dove voglio, nel mio mondo, ma facendogli conoscere che cos'è la passione. Loro invece, la maggior parte, non la conoscono, perché alla fine del discorso, se noi diamo tutto già pronto e possono avere, qual è il senso dell'impegno, della fatica, del sudore? Tutto è già precostituito. Quindi alla fine non c'è il desiderio di conquistare, e non c'è la curiosità, non c'è la curiosità, non c'è l'impegno, questo è. Quindi io mi trovo perfettamente in sintonia con un ciordine, perché senza di quella, in un mondo che è già tutto, e ti dà già tutto, ti trovi già tutto bello che è pronto, senza niente, vuoti, i computer faranno tutto al nostro posto, è il vuoto totale, l'arte non ci sarà. Ma ripeto, non esisterà più l'arte o la passione, il teatro, la passione che ci mette Maria Pia Battaglia, ma anche Martino Recupero, o così ognuno nella nostra scelta, non lo ritroveremo mai più, non ci sarà un esempio diverso. Grazie Francesca. Sì, professoressa Brivulla. No, solo una piccola riflessione. Io ho avuto la fortuna di crescere con un padre che mi diceva: io faccio una cosa che mi piace. Mio papà insegna filosofia, qualcuno forse lo conosce, lo ha conosciuto, e io sono cresciuta con questa frase: io faccio una cosa che mi piace e mi pagano per farla. Quindi sono cresciuta con questa idea che era possibile fare qualcosa che ti piace, che fai con passione e che diventa anche contemporaneamente il tuo lavoro. Io adesso insegno alle scuole medie, e che è forse la fascia di età che è un po' meno, diciamo, sulla quale ci si concentra meno. Io per scelta lavoro alle scuole medie, perché forse mi illudo che è la fascia di età in cui forse riesco a incidere un pochino di più. Perché c'è anche una cosa da dire: l'inutile è qualcosa che, come veniva detto prima, è l'antieconomico. Ma l'essere umano si distingue, io in questi giorni per una mia così passione, non sono una paleantropologa, non ho fatto questi studi purtroppo, però sto leggendo un po' di cose. Hanno scoperto uno scheletro di Neanderthal di 40.000 anni fa, fossilizzato, e hanno scoperto con gli studi, insomma, la genetica, eccetera, che questo essere, questo ominide, insomma, era stato accudito nell'ultima parte della sua vita. Un fatto assolutamente antieconomico per un gruppo animale, per un gruppo umano, era una cosa assolutamente antieconomica, un clan che si occupa di un essere umano che sta per morire, che non lo lascia morire, quindi non può andare a caccia, non è utile alla comunità. E io penso che la differenza tra gli esseri umani e tutti gli altri mammiferi e tutti gli altri animali è proprio questa: fare qualcosa di assolutamente antieconomico, occuparsi di una persona, leggere un libro, ascoltare della buona musica, è una cosa per il piacere di farlo. Poi io capisco anche che c'è tutto un discorso, anche senza tirare in mezzo, insomma, Pasolini, eccetera, io capisco che a un certo punto della propria vita le rivoluzioni le fanno coloro che possono permettersi di perdere 2 ore del loro tempo per leggere un libro, per andare a teatro, per andare al cinema. Io questo è tutto un altro discorso, lo capisco, ecco perché io insegno alle scuole medie, perché lì loro non hanno altro obiettivo nella vita se non crescere, se non
diventare belli se non tirare fuori quello che di bello hanno. Quindi lì io glielo posso... a volte mi accorgo che forse ho fatto bene a insegnare le scuole medie, perché quando arriva il ragazzino che mi fa ma tanto è andato, io faccio piastrellista come a padre, ma che mulei a fare, Dante? E succede, no? Ma io devo fare, io tanto nella vita sono figlio di piastrellista, farò quello nella vita, che mi serve, che giustamente. E poi però evidentemente c'è qualcosa che scatta in loro, io per questo sono estremamente ottimista, perché nonostante tutto quello che poi noi gli inculchiamo, poi loro dentro hanno una forza e delle risorse che incredibili, e allora magari lo stesso ragazzino alla fine mi dice, ah professoressa, ma sapete, mule gli va avanti, perché mi piaceva, volevo vedere come andava a finire, la curiosità, volevo vedere come andava a finire. E quindi questo mi diceva, forse tutto sommato, insomma, a quell'età, in quell'età forse possiamo instillargli questo, questo... No, mi capita spesso veramente, con la curiosità, perché quella è l'età in cui sono curiosi, effettivamente vogliono sapere poi come va a finire. Non sto a dirvi quando leggiamo I Promessi Sposi, quello è... io poi li lascio sempre con la suspense, no? Finisco il capitolo sempre con la suspense, e professore, ma poi come va? Ma poi che succede? E io dico, no, dovete aspettare, non è possibile, bisogna leggerlo tutto. E insomma, quindi forse io non sono tanto pessimista quando si dice, ma i ragazzi, la scuola... No, assolutamente, nonostante tutte le cose brutte che la nostra società gli può insegnare, gli può inculcare, però hanno delle risorse... infinite dentro. Guarda, io ti do del tu perché a tal proposito, diciamo, no, l'utilità termina, diciamo, idealmente con gli uomini non sono isole, che è l'ultima fatica, ed è proprio questo, è un messaggio in realtà di ottimismo, perché una persona come lui che lavorava come i ragazzi, come noi, come dobbiamo essere ottimisti, cioè noi dobbiamo sperare che le cose si possano invertire, perché cioè, al di là di ogni ipocrisia, i soldi servono. Ora io non sto qua a dirvi che vestiamo con i sandali e dobbiamo andare a mangiare bacche, cioè sarebbe un messaggio appunto ipocrita, e io non lo sono, lo eredito da mia mamma, cioè l'ipocrisia non fa parte di me. Però è anche vero che io posso essere anche la più grande direttrice di azienda, ma l'umanità può andare e deve andare di pari passo, non è un discorso contro le aziende, contro la matematica, contro... è un discorso che lo studio, la lettura, il tempo che io ho dedicato a queste cose, è questo che ha fatto di me una persona migliore. Poi ben venga, se io sono una direttrice di azienda e dirigo delle persone, ma ben venga, se io dirigo una... se io sono una mamma, ma chi l'ha detto che questa conoscenza non si possa spendere anche da mamma? Non è un discorso di vertice. Mai nella vita, non è un discorso di vertice, la letteratura è per tutti ed è di tutti. Questo si allunga la vita, la cultura allunga la vita. Provate per un istante ad immaginare in questo edificio una lettura per ragazze condotta da un attore. Provate ad immaginare dei pensionati che vengono a leggere il giornale in biblioteca. Provate ad immaginare questo giardino con gli studenti che vengono a studiare qua. Provate ad immaginare i dibattiti che possiamo fare dentro la biblioteca. Provate ad immaginare una comunità che si ritrova in biblioteca. Provate ad immaginarla. Ma sono le cose che noi realizzeremo e stiamo realizzando. Aggiungo. Ad ognuno il suo merito, non verrà tolto, però ecco, no, noi, come si dice, siamo contenti, ecco, ed è un progetto condiviso, benissimo, perfetto, allora siamo sulla buona strada. Altri interventi? Assessore, per settembre riusciamo a farli, adesso ti provoco, per settembre... Filmiamo per settembre. Stiamo facendo in giro già. Va bene, ci credo, va bene. Adesso sarà aperta anche per... Va bene, Francesco, ok. Allora, un attimo soltanto, sì, chiudiamo la serata con un ripasso, cioè facciamo un... Innanzitutto ti dobbiamo ringraziare.
Quindi, e lì. Poi speriamo che durante l'anno ci si rincontri per fare altre cose. L'abbiamo iniziato. Allora, stavamo dicendo che questa era la 10ª edizione di Sette Libri per Sette Sere. E così, tanto per ricordare dove siamo andati a finire con i nostri discorsi. La prima sera, Enzo D'Agostino, storico, e abbiamo discusso di che cosa? Da Locri a Gerace, e abbiamo scoperto che siamo tutti locresi. È stata una bella scoperta. La seconda sera, L'Atomo Inquieto con Mimmo Gangemi, e abbiamo fatto anche là un'altra bella scoperta. Abbiamo capito che Ettore Majorana forse non era una persona di scarse vedute. La terza serata abbiamo avuto il piacere di avere un medico che andava a fare le sue vacanze a Samos, l'isola in cui si raccolgono tutti i disperati di questo mondo, e lui va a fare le vacanze a Samos. Poi abbiamo continuato con la scuola consapevole, a scuola con consapevolezza, e stasera abbiamo avuto anche qua un pizzico di consapevolezza di come vanno le cose. Abbiamo continuato con Tommaso Campanella, nostro conterraneo, abbiamo scoperto che sappiamo poco e dovremmo sapere molto di più. Ieri abbiamo avuto una bella lezioncina di etica efficace, e se mi consentite, è il filo che unisce tutte quante le storie che abbiamo raccontato in queste diverse sere, e stasera finiamo con ordine, Nuccio Ordine. Si dice a buon intenditor poche parole, noi forse ne abbiamo fatte troppe, qualcuna in più, però mi piacerebbe concludere dicendo: ci vedremo l'anno prossimo con la biblioteca e con i servizi che la biblioteca offre, quelle che abbiamo già appena enunciato, attivi e condivisi. Questo è l'augurio che mi faccio e che faccio a tutti quanti voi. Arrivederci all'anno 21, altro non posso dire. Ah, dimenticavo una cosa. Io devo ringraziare anche chi? Tutta ALB, tutta l'associazione, ed in particolare Claudia, dove sei? C'è Claudia? No? Vieni qua, Claudia. Stavo dimenticando, vieni, avvicinati, avvicinati. Claudia. Ma queste piante da dove vengono? E quei fiori all'imbocco della biblioteca da dove vengono? Chi li mette? Spendi due parole, dai. Buonasera a tutti. Cosimo sa che io questi gelati qua non li amo. Comunque, niente, io ogni tanto riesco a collaborare attraverso la mia passione, visto che parlavamo di passione, e anche il mio lavoro, che sono le piante. Quindi ho cercato di dare il mio contributo a queste serate, e mettendo queste creature così delicate per accompagnare, insomma, le serate, quindi di contorno alle serate. Sì. Tocco femminile, eh? Sì. Buonasera a tutti. Allora, la promessa è di rivederci qua nel 91, ditemi. Lo chiedo a voi, è il caso di rivederci qua l'anno 21 o la finiamo qua? 10 anni sono bastati. Allora continuiamo l'anno 21. Ci vuole il vostro contributo però. Grazie a tutti, arrivederci, buona serata. Thank you.
Ero indecisa, dico vado con qualcosa, poi ho pensato tutto come hai detto tu.